ragazze! Ciao! Sono ritornata! So che so che siete felici di vedere Raffaella. Durante questi mesi mi avete scritto e avete scritto anche lei su Instagram. Gentilissime. Torniamo. Siamo qui. Torneremo nel futuro. Un giorno torneremo come Cristo. Nella vita parallela noi ritorneremo. Tutte e due e quindi tiene. Adesso siamo qui di nuovo per parlarvi di gioielli. E tanto per cambiare. È chiaro, argomento più figo dell'universo. La Raffaella vi elencherà i 5 must have che ogni donna dovrebbe avere. Sì. Che a lei già questa cosa, già questa cosa non le tornava. Crisi, vero? No, ma perché sapete che io vi dico sempre, 5 must have ci sono, è vero, non c'è niente da fare. Ma a me tutto ciò che è forzato mi crea una specie di crisi. Cioè, 5 must have, sì, li devi avere, però se non ti piacciono non importa. Esatto, non è che muore nessuno. Non muore nessuno. E se te decidi che quella cosa lì te la metti addosso, ti guardi e dici, oddio santo, ma a me questa qui non me la sento mia, esatto, cioè non mi rappresenta per niente, amen, non te la compri. Ora dicevo prima Elena, no? Per fare un esempio su questa cosa qua, mi hanno messo il semipermanente con lo smalto rosso, no? E lei mi diceva, ah, bello, bello. Poi è il classico, no? Smalto must have delle donne, classico, no? il classico rosso me l'ha spiegato lei perché di queste cose non so. E, però a me non piace, cioè su di me in questo momento della mia vita non mi piace, mi sembra una vecchiona cinquantenne, ho 50 anni ma dico mi sembra ancora più vecchia di quello che in realtà non sono. Per cui è vero che un classico sarebbe veramente la mano con lo smalto rosso curata, sì, è bella, sì. Ma per me no. E però quindi ti senti te non mi sento io al 100%, cioè non mi rappresenta per niente, quindi questo è il concetto. È il concetto, quindi il gioiello stessa cosa. Se io vi dirò poi dopo queste 5 regolette del gioiello basico, se non vi sentite non le comprate, esatto, non le mettete, non le lasciate nel dimenticatoio. Però noi siamo curiose come scimmie e quindi lo vogliamo sapere. Allora, partiamo. Allora, must have orecchini sono i punti luce, coi brillanti, come ha ora Ele addosso. Perché sono quello che tutte le donne dovrebbero avere alle orecchie per essere a posto. Cioè basta quello per essere complete, a posto, va bene con qualsiasi cosa, ti puoi vestire semplicemente da giorno, da sera, la mattina per andare a fare la spesa. Ora magari il brignoccolone è troppo grosso, no, però brignoccolone è fantastico. Brignoccolone è veramente di un tecnicismo, sì, proprio gli esperti del settore lo usano, brignoccolone. Il brignoccolone rende l'idea. Il brignoccolone ora rimane così, il brignoccolone no, però per esempio questo che è un orecchino bello, comunque con punto luce bello, si può mettere sempre. Ecco, questo è il primo vero must have come orecchino, ok? E diciamo che la pietra che si usa di più nei must have è il brillante. Quindi questi 5 must have saranno tutti brillanti o ci sarà anche qualche altra cosa? Brillante purtroppo. Purtroppo c'è anche la perla. Ai. Questa è una sofferenza, ma ci deve stare. Non posso, cioè, se no poi mi scrivono 10.000, non sei esperta, che dici, ma cosa hai detto? La perla è fondamentale. No, questo perché negli altri video che abbiamo fatto insieme, ve li metto qua tutti nelle schede, così se qualche ragazza si è persa qualche video precedente con Raffaella può recuperare. Raffaella non è una grandissima amante delle perle, quindi piccolo riassuntino per cioè parte. Non è che non le amo, però bisogna saperle mettere bene, okay. E quindi è più difficile secondo me. Quindi, punto luce, punto luce. Altro orecchino che potrebbe essere un must have, lo è stato per tanto nel passato, ora forse un pochino meno, è l'orecchino che poi vi facciamo vedere, perché io ho fatto, sì, ecco, un po' di ricerca sugli orecchini standard, diciamo, quelli che io chiamo standard, è l'orecchino col brillante e la perla sotto. Spesso sono un pochino, la perla è più pendente, può essere un brillantino sopra o uno stud di brillantini, quindi più rigido, e poi la perla sotto, quello è un altro elemento must da donna. Molto carina, a me piace di più che non la perla buco a lobo, diciamo, che proprio non riesco a digerire. Ma anche sportiva? Anche sportiva, lo sapete che io la perla, siccome non la sopporto tanto, la preferisco in versione sportiva, quindi... Diciamo che se tu ti metti questi orecchini
e ti metti un golf piuttosto che una camicia bianca, un pantalone normale maschile o un vestito che non sia il tubino, lo sapete, che è un must have, ma che io non riesco a... Il binomio perla tubino, la Raffa inizia un attimo a sudare. A sudare, no, non mi piace per niente. E mi piace il tubino con un'altra cosa. Però messo, ripeto, con un golf, una camicia bianca, una scarpa bassa, anche una scarpa alta, ma sempre che diciamo l'abbigliamento smorzi un po' la classicità della parte sopra. Ecco, così sono d'accordo. Si capisce meglio forse. A me piacciono tantissimo le perle con golf a collo alto. Se per esempio uno ha un golf a collo alto blu, basico, non importa che sia stratosferico, ma si mette un orecchino con i brillantini e la perla, è bello. Vero. Un bel jeans sotto, un pantalone anche super sportivo, mischia due look e diventa tutto un po' più particolare. Vero, più interessante. Più interessante, se no un po' troppo basico, perché i must have rischiano di essere un po' basici. No? Sì, tu dici un po' privi di personalità. Sì, brava, capito. Un po' privi di personalità. Invece a me non piace il gioiello privo di personalità in senso lato, certo, cioè non mi rappresenta niente. E credo non valorizzi nemmeno chi lo indossa, no? Poi ricordatevi che ci sono tanti orecchini finti col brillante. Cioè non è detto ora che si debba per forza comprare la cosa vera, che comunque ha, implica una spesa di un certo tipo. Si possono comprare finti, state attenti a comprarli in posti dove il brillante finto è carino, luminoso, bianco, montato bene, come sono montati molti brillanti di bigiotteria. L'altra cosa che secondo me ogni donna dovrebbe avere è un orecchino a cerchio. Qui gli esperti diranno no, non è. Ma questo è il secondo must have o sempre? Per gli orecchini. Allora, abbiamo detto punto luce, brillantini e perla e orecchino a cerchio. Questi sono per gli orecchini, secondo me, i tre must have. Ok. Perché il cerchio, che per un po' è stato totalmente abbandonato, diciamo, nel mondo della gioielleria, era considerato un po' una cosa, diciamo, molto giovane, più da giovani e anche meno elegante. In realtà poi è ritornato tantissimo, lo avete visto, ne abbiamo anche parlato qualche volta. Ma l'orecchino a cerchio, fine, non troppo grosso, modulato sul nostro viso, è una cosa che comunque anche lì può chiudere un look. Mi piace in oro rosa tantissimo. Non c'è sul colore nessuna variante, cioè di solito l'orecchino a cerchio lo si vedeva una volta più giallo. A me sì, ora come ora piace rosa, in senso assoluto. E lo vedo anche più raffinato e più giusto per tutte le carnagioni. E un pochino più elegante, perché comunque il cerchio rischia di essere un filino troppo sportivo. Invece anche lì un cerchio e come quelli che Elena mi chiedete spesso... Elena, quelli cuore. A cuore, sì. Ecco, anche le varianti, può essere il cerchio normale basico, il cerchio che viene girato per così, quindi che ha un perno di entrata, o come li ha Elena a cuore, però Elena li mette spesso, sì. E secondo me sta benissimo, e stanno benissimo con tanti look differenti. Infatti li metto con qualsiasi look praticamente, anche nei video precedenti li avete visti. Perché comunque vanno giorno, pomeriggio, sera. Poi, e questi sono gli orecchini. Sì, sì. Poi. Passiamo alle collane. Allora, la collana proprio, cioè, basica che si deve avere per legge dello Stato. Devi averla. È il punto luce. Il punto luce, ora oggi a me piace fare questo, perché ho due bimbe, quindi è collegato a qualcosa, no? Perché poi quando uno si mette un gioiello, spesso io dico deve avere un collegamento alla vita normale. Queste sono le mie due bambine e poi questa è quando mi sono sposata, quando ho fatto quell'erroraccio. Sono di diverse dimensioni. Anche lì, il punto luce però devo dire che anche piccolo ha un suo perché al collo. Allora, piccolo mi piace attaccato al collo. Lo potete mettere dalla mattina alla sera con qualsiasi cosa, sempre. Cioè è proprio una cosa che va con tutto. Mi piace bianco, mi piace rosa. Ora c'è un po' questo ritorno di montare il brillante con rosa che prima non c'era. Basico, costa, ragazze, il brillante costa. Però, vi ripeto, ci sono tante cose di bigiotteria. Chi non se lo può permettere si può sfiziare con un punto luce di bigiotteria. E secondo me con quello è a posto. Oltretutto, il punto luce di bigiotteria uno ne può comprare più duro e fare come ho fatto io, certo. Il trio.
È bello anche, secondo me, una cosa sui must have è carino. Il must have dovrebbe essere, a mio parere, qualcosa che ti ricordi qualcosa. Cioè, se puoi, il must have, collegalo. Non importa che te lo regali il marito, o il fidanzato, Cioè, il legato compagno. a una persona o comunque a una storia. Ecco, a una, perché non, siccome molti pensano: ah, no, questa cosa non la posso comprare io, la me la deve regalare mio marito. Ma chi l'ha detto? Ma infatti, cioè, non è che una per forza deve Ma essere assolutamente. fidanzato o sposato, Ma dico anche per assolutamente. avere un solitario. Ma certo, ma ognuno compra quello che vuole. Secondo me è carino pensare a qualcuno o a un'esperienza o qualcosa che ci ha particolarmente colpito. L'altro giorno mi aveva scritto una ragazza dicendo: sai, voglio una cosa che mi ricordi i miei figli. Ecco, questo a me piace, anche nel Bellissimo. discorso del must have e anche nel discorso del gioiello. Siccome è una cosa che ha un costo e comunque dura per tutta la vita, perché il bello della pietra e dell'oro è che sono eterne. Dovrebbe essere questo il bilanciamento, no? Cioè tu compri una cosa, fai una spesa, però ha un ricordo che ti rimane per tutta la vita. Questo è il concetto per me dei must have. Quindi abbiamo detto i punti luce, piccoli o grandi, e mi piange dirlo, mi spiace tanto, Perché? la collana di perle. Ecco, ok. Beh, ci vuole. Ci vuole, sapete che io non le amo, però sono, allora, non le amo, non è vero, sono molto belle. Le perle danno un sacco di luminosità, bisogna saperle interpretare bene È quello il problema. perché secondo me possono rendere più âgée una giovane come rendere vecchiotta una donna della mia età, per esempio. Quindi sempre saperle sdrammatizzare nella maniera Il giusta. problema sostanziale è che invecchiano, secondo te? È un po' sì, non c'è poco da fare, invecchiano. A me in assoluto non piace proprio la collana di perle, diciamo di dimensioni piccole a girocollo. Mi sembra veramente una cosa inutile, sia nella spesa, cioè una spesa inutile. Allora, meglio una perla sola, come io oggi ho fatto provare Elena, una perla sola al collo. Allora lì ci vedo anche una sua bellezza veramente, perché Sì. la perla Più riflette bella, luce. sì. Quindi questo è il gran pregio della perla, no? Che riflette la luce. E qui è montata con un brillante solo. Però anche la perla semplicemente montata con un filino finissimo al collo, può essere bianca, può essere grigio-nera, no? Che sono meravigliose. Diciamo, chiudono molto un look, stranamente dico bene di una perla. Hai presente? Hai capito Sì, cosa sì, intendo? Quando sì. dico la Quindi perla tu intendi comunque la perla da sola? da È sola. molto più attuale. Molto più attuale e Ok. comunque implica anche una spesa minore. Io dico sempre, siccome le perle, appunto, ce ne sono di tanti tipi, Tu dici meglio una bella? meglio una bella, ora senza dover morire per la perla australiana che ha dei costi assurdi, però una perla bella che non coi fili che a me mi mettono angoscia, che si vede che sono fintoni, vecchi, poi rischiano di essere su tirare al giallognolo, non avere la luce giusta, insomma, no. Poi c'è la perla lunga, che secondo come uno la sa portare ha un suo perché. Quella rigirata in due volte, dici? Rigirata in 2 volte, anche con un nodo, non pensate che sia proprio da vecchia, perché se voi la pensate messa con un look molto sportivo, vi dico anche che io una collana di perle lunghe, non troppo grossa chiaramente, se no vi riempie, dovete essere alte 1,80. Beate voi se lo siete, ve lo potete permettere, però una collana lunga e un paio di sneakers non le vedo una cosa assolutamente infattibile, capito? Un jeans, collana lunga, un golf anche ora siamo in inverno, un golf pesante, Oversize, dici anche anche? oversize, oppure un bel cashmere con un bel colore Ok. va benissimo. Per esempio un celeste, un grigio antracite, un grigio è meravigliosa la perla, Davvero? Io non bellissima. avrei avuto zero idee. Grigio Cioè, in perla, questo caso grigio perla, perle. infatti, si dice che è il colore della perla. Comunque, grigio perla con la perla abbinata lunga è molto molto bella. Come sempre, la collana lunga allunga. Allunga. Quindi non sta male. E il bianco col grigio è meraviglioso. Col grigio io intendo proprio il grigio cashmere perla, quello non troppo intenso. Mi piace meno col tubino, mi piace meno col vestito basico, mi piace con un bello stivale alto, per esempio. Tacco basso e stivale alto con un vestito un po' particolare, un trapezio. È bella la collana lunga, annodata. Ecco, lì ce la vedo. Lì ce la vedo. E le perle sarebbero chiuse.
scantoniamole. Vedete con che gioia, vedo. Passiamo al prossimo. Passiamo al prossimo. Braccialetti, il must have dovrebbe essere, che qui è un po' più difficile perché i veri must have sono il braccialetto tennis, uno. Possiamo, puoi farcelo vedere? Questo è quello che io porto, ma è questo qua. È una meraviglia questo tennis che ha lei, vabbè. È bello, si porta, lo potete portare sempre. Il tennis è una cosa che sta bene sempre, difficile che non stia bene a un braccio. Ora, chi ha proprio il braccione e il polsone deve stare attento solo a farsi fare la grandezza giusta, però sì, in realtà sta bene a tutte ed è bello sia messo vicino all'orologio, che sarebbe un pochino la regola, visto che parliamo di regole, ma siccome io sono anarchica dentro e le regole non le sopporto, a me piace anche dall'altra parte, perché comunque ingentilisce tantissimo il tennis, è proprio una cosa che rende elegante, secondo me, anche il movimento del braccio e della mano. Cioè, guardate con cosa mi è uscita oggi del movimento della mano, che questa me la scrivo, ve lo giuro. No, vabbè, so, io sono no, fuori per queste cose, no, no, sono malata per queste cose, lo sai, così. E se fanno rumore lo muovete ancora diversamente. Se vuoi ci facciamo, possiamo fare delle storie. Sta aprendo un mondo. A parte ci sono tennis di varie grandezze, perché brillanti possono essere di varie grandezze. Il mio preferito, diciamo, è il tennis montato a griff, così lo dico, e non a cipolla, oppure ricostruito, diciamo, chiuso, perché brillante è bello aperto. L'altra cosa che uno può comprarsi da mettere al polso se non vuole fare è il brillantino messo dentro una catenina. A me piace l'idea che uno metta un brillantino in una catenina, poi al suo gioielliere, magari gli viene regalato, se lo compra in un'occasione, magari se lo compra semplicemente perché è felice quel giorno, ha deciso che quella cosa lo fa felice, poi magari riaggiunge dei brillantini a seconda, non so, dell'evento da ricordare, del momento da ricordare. Poi passiamo all'anello, visto che abbiamo citato l'anello. Sì, qua io gioisco perché sono interessatissima. Allora, l'anello must è il solitario. Cioè, l'anello must è allora, deve avere il brillante, primo. Quindi possiamo sbizzarrirci. E l'anello must sarebbe il solitario, quindi il singolo brillante, il trilogy, che sono i tre brillanti messi insieme. Cioè, quelli che hai te. Tu hai il trilogy. Non è un trilogy, perché questo è un brillante tondo e questi sono due cuori, quindi non è un vero trilogy. Trilogy, okay. Sono i tre tondi. E poi l'infinity, che è la fede. Ecco, questa è come quella che ho io qua. Anche qui, le dimensioni, ognuno le sceglie a seconda delle sue possibilità, anche lì esistono tantissime cose di bigiotteria. La fedina piccola è molto carina, non importa che uno si debba comprare per forza la fede, se non un po' massicciona. Ecco, in una cosa che, mentre gli orecchini, dicevo appunto, lei dicevamo prima, ci vogliono di una certa dimensione, la fedina anche no. La fedina può essere fine ed è deliziosa, in qualunque delle dita della mano, è proprio raffinata, è proprio una cosa che io vedo raffinata e che ogni donna dovrebbe avere, per me, vero, la fedina. Vero. Veramente non importa quanto è grande, meglio se è rosa, ma io ho un po' una fissa e quindi non mi state troppo a sentire. La cosa che secondo me è un must have, Elena lo sa, non è tanto cosa si mette, ma dove. Quindi non è un must have, ma come si potrebbe dire? Esatto. Boh, non lo so. È l'anello da mignolo. Secondo me una donna non può non avere un anello da mignolo. E qui apriamo una parentesi fantastica, perché è grazie, esatto, è grazie a Raffaella se io ho imparato a mettere gli anelli da mignolo, perché troppo bello. Avevo molto ignorato questo dito. L'aveva dimenticato. Sì, l'avevo dimenticato. Lei li porta benissimo, infatti guardate anche oggi. Beh, la mia. Che bella fedina. Questa è un'altra fedina. Questa è una fedina piccola. La fedina piccola e vabbè, poi ci sono i tre cuoricini le iniziali delle sue figlie. Questa me lo sono studiato da sola e realizzato. È bravissima, è molto umile, però ragazze, no, è davvero brava. Lei ha iniziato con questa nuova avventura e fa delle creazioni molto belle, fa dei gioielli molto belli. Seguitela su Instagram. Io ringrazio già tutte quelle che mi hanno seguito con una fiducia incredibile, siete deliziose, mi chiedono un sacco di consigli, è una meraviglia. Mi si è aperta una seconda giovinezza a 50 anni. No, lo dico davvero, eh.
Parlando di donne, vero. Sei una ragazza talentuosa, quindi seguitela, Rebelles Gioielli su Instagram. Fa delle cose stupende, io sono veramente occhi a cuore. No, è vero. Cioè. Io adoro l'idea di avere una cosa al mignolo. Ho passato questa cosa anche a mia figlia più grande, che difficilmente le ragazze portano le cose al mignolo. Ora forse un po' di più. Sì. Però ecco, portarla al mignolo ingentilisce proprio. Sì. Ingentilisce la mano, ingentilisce il movimento, e lo ridico, perché è vero, proprio lui ingentilisce. Quindi tu dici, è proprio un must have il fatto di avere l'anello al mignolo? Sì. Quindi tu lo inserisci ufficialmente tra sì, i must have? Per me sì, una volta era l'anello da mignolo, era l'anello, diciamo, lo chevalier, quello più, magari ve lo facciamo vedere, lo chevalier con le iniziali, spesso lo portavano le famiglie nobili con le iniziali, lo stemma, in realtà è stato molto sdoganato e quindi lo chevalier si può portare con la propria iniziale. Ci sono degli chevalier d'argento meravigliosi e hanno una spesa molto più ragionevole, come ci sono gli chevalier in oro. Prima che qualcuno mi dica oddio non hai messo gli orologi, non metto gli orologi, che comunque sono un must have per uomini e donne, cioè secondo me gli uomini e le donne devono portare l'orologio. Ma non è detto, cioè c'è anche chi mi dice io l'orologio non lo sopporto, ho il telefonino e viaggio senza orologio, non ci vedo niente di trascendentale, meglio non metterlo se è una serata molto elegante piuttosto che mettere l'orologio normale che si porta tutti i giorni, quello della Dixon, il tuo Armani, l'orologio della... ecco, meglio no. Un'altra cosa che secondo me un filo dovrebbe appartenere a tutti, ma nel tempo con ricerca, era un orecchino lungo d'oro. Siccome abbiamo parlato di tutti gli orecchini a lobo, molto vicini al lobo, e il cerchio, direi che tra le varie cose che uno dovrebbe avere, un orecchino lungo, che sia di brillanti, che sia di catena col brillante, che sia di catena con la perla, che sia con le pietre colorate, bisognerebbe avere. Non è un po' più difficile però magari da abbinare? No. No. Dipende ovviamente... da che orecchino è. E questo okay. Discorso. Ora, questo è diciamo, un argomento un po' più difficile perché l'orecchino lungo ad alcune non sta bene, quindi alcune diranno sicuramente meglio l'orecchino lungo, non me lo vedo perché ho già il viso lungo, ci sono di vari tipi, però un orecchino che esuli un po' dal punto luce e diciamo dal cerchio che abbiamo detto e dalla perla, dovrebbe essere un orecchino lungo. Interessante. Però diciamo quelli che abbiamo detto sono quelli i must have in senso assoluto, questo è un po' un'aggiunta che però mi sento di dire, perché l'orecchino lungo lo puoi rivisitare diciamo in vari modi, può essere gestito sia da sera che da giorno e comunque valorizza parecchio. Vero. Questi sono i must have. Ok, grazie Raffaella, come sempre ci intrattiene piacevolmente. E spero che questo video vi sia stato utile, condividetelo con le vostre amiche se vi è stato di ispirazione, pollice in su se vi è piaciuto ovviamente, io vi mando un bacio grande, bacio, grazie a tutte, ciao!